Lascia un mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Suor Cristina non esiste più. L'inatteso cambio di Cristina Scuccia è stato raccontato oggi, dalla stessa ragazza, nel corso di una intensa ed inattesa intervista a Verissimo. Cristina non è arrivata con il consueto abito nero, ma bensì un abito rosso fiammante. La padrona di casa di Verissimo è rimasta spiazzata alla vista di Cristina senza il suo consueto abito, al punto da chiederle subito: Suor Cristina non esiste più. Suor Cristina non c'è più, ma in fondo è dentro di me. Se sono quella che sono oggi è grazie a Suor Cristina. Ho fatto un percorso meraviglioso, anche difficile, ma oggi ho il sorriso, ancora più forte di prima. Adesso è pieno, carico. Credo ancora di più nella vita e in Dio, la fede non è andata via. Prima apparteneva all'ordine delle suore orsoline. Ecco cosa ha raccontato. Sono stati quasi 15 anni di vita religiosa. Credo i più belli della mia vita perché è stata un'esperienza di vita importante e intensa che mi ha fatto crescere tantissimo. Non c'è stato nulla di particolare, ma è stato un cambiamento mio, una crescita. Il 31 maggio 2009 è arrivata la chiamata, ma la musica è sempre rimasta la sua grande passione che le ha permesso di fare il giro del mondo. In merito al successo ha spiegato: non è stato facile, ma non ha messo in crisi la mia vocazione. A metterla in crisi è stato un cambiamento mio interiore. Le troppe responsabilità mi hanno fatto fare i conti con me stessa. The Voice apre la strada ad un mio cambiamento di crescita ed evolutivo. Concretamente però è stato dopo essersi fermata a causa del Covid ad aver riflettuto seriamente su ciò che voleva. Quindi si è anche affidata ad una psicologa dopo essere andata in crisi. Non riuscivo più a capire chi fossi. Dentro me Dio non l'ho mai messo in discussione, ma non ero più felice. La scomparsa del padre ha coinciso con la sua crisi esistenziale. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.